Benvenuti ragazzi ad un nuovo episodio dei The Game Players. Io sono Glacial Wing e qui con noi siamo su Monster Hunter. Allora, nella scorsa missione abbiamo ucciso la Oshiro, che era quell'orso blu che non voleva stare nella grande casa o qualcosa di simile. Comunque, ora vediamo cosa abbiamo sbloccato, perché siamo saliti di livello. Adesso siamo al secondo livello della storia. Già vedete, abbiamo sbloccato le nuove armi da fare, questa katana e questa katana, anche questa spada e anche questi due martelli, uno e due. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Ah sì, abbiamo ottenuto delle sfere per il potenziamento. In pratica non ci fanno creare un'arma nuova, ma potenziano soltanto l'attacco. Per ora mi servono. Ok, armature, vediamo cosa abbiamo sbloccato di bello. L'elmo di Aoshiro. Va bene. Prima di tutto facciamo una missione di quelle nuove e poi vediamo se riusciamo a prendere qualche materiale. Ecco, come vedete il capovillaggio saluta sempre nella sua bella panchina. Vorrà parlare con noi questa volta, dicendoci che è stata un'impresa eccezionale, è stato un ottimo lavoro, eccetera, eccetera. Vedete? Livello 2. Bene, allora abbiamo missioni di raccolta, ci sono delle missioni inutili perché non danno soldi, come vedete, ma servono per prendere dei minerali, o materiali, dipende. Uccidere 10 Furoji, 5 Ludrot, un'altra Oshira, 5 Fossili, 10 Jaggi, un Gran Jaggi, 3 Jaggi, un Bulldro. Vorrei provare col Gran Jaggi, nel deserto. Sarà una sfida dura perché col deserto entra in gioco il caldo, il fattore caldo, e noi non possiamo neanche comprarne. Possiamo prendere delle bevande per annullare il suo effetto malefico. Le bevande calde, prendiamo qualcos'altro di inutile. Sì, in pratica questo gioco è basato pure sul saper vendere cose inutili. Prendiamo una pelle di Aoshira, tanto sappiamo dove prenderle. Nel frattempo prendiamo una di queste bevande fredde, che saranno molto utili per andare a uccidere questo Gran Jaggi, perché dovremo resistere al caldo. Bene, siamo sempre nella missione bianca, vuol dire cerchi e distruggi, cerchi e cattura, e possiamo partire. Beginning quest. Come vedete, questo è il nuovo bioma, il deserto. Qualcosa vi farà intuire che ci sarà molto caldo, vero? Chissà cosa. Allora, ci sono delle piccole oasi, grandi rettili volanti, tutto normale. Ok, iniziamo. Prendiamo sempre materiali dalla nostra fidata chest. Ecco altre bevande, altre bombe, una trappola. Ok, questi due oggetti non li abbiamo incontrati prima. Allora, la prima, questa, è una granata accecante. I nostri cari amici che giocano a Call of Duty le adoreranno, vero? Mentre questa è una carne avvelenata, col veleno della paralisi. In pratica, se ingoiata dal nostro nemico, lo fa paralizzare. Intanto qua c'è una grotta. Ah sì, in questo gioco molto spesso troverete dei passaggi segreti non segnati dalla mappa. Ad esempio, io per sfortuna ne ho preso uno e sono finito nella zona 7. Vediamo, andiamo di qua. Zona 5. Di già, subito, pum, sparati. Il mio fiuto è incredibile. Vediamo come sarà questo Gran Jaggi. Deserto. No, c'è un cosone. Che brutto, mamma mia. Sembra un caimano senza caimano, però. Un bel caimano è un coccodrillo. Sembra... manco so io che sembra, lasciatemi stare. Ok. L'unica scocciatura che mi ricordo di questo nemico è che è capace di evocare altri di questi piccoletti che danno molto fastidio. Allora, iniziamo subito con la nostra tattica. Andiamo a colorarlo con le nostre paintball. Prendi. Ok, è il momento di attaccare.
questi, però sono un pochino troppi questi qua, non mi piace. Riccio! Ma io ho mangiato prima di partire? No. Bene. Non avrò abbastanza stamina, forse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 presi! Allora, per combattere i grangiaggi è consigliabile usare, diciamo, delle armi veloci o che stanno un attacco esagerato. Quindi ho lo spadone o un buon martellone. Possono andare sempre bene. Se volete andare con la tattica dell'attacco totale. Se invece volete difendervi e avere una buona velocità, la spadina e la spada e scudo. Io, non avendo nessuna di queste armi, sono un pochino messo male. Perché la mia spada è ottima contro i bersagli un pochino più lenti. Ed infatti già sono costretto a scappare intorno. Perché io non tengo in considerazione la vita. Ok, circola, circola. Andare via. Preso. Veloci, veloci. Furia, 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 furia. E prendi. No, mi ha preso lui. Ritirata strategica. Ok, usiamo la spada. Ritiriamoci, anzi curiamoci. Evitiamo di essere uccisi da un grangiaggi. Se no Torex non me lo perdona. Evitiamo, evitiamo! No dai, non siamo così in critico, è soltanto che non abbiamo una spada affilata per il momento. Quindi devo trovare il momento giusto per affilarla, perché se vedete, se io provo ad attaccarlo, così sicuramente gli faccio tin. Il che è cosa sbagliata. È il momento adatto. Che bello, si attaccano a vicenda. Ok, si parte. Ancora non ho mangiato, è pirla. Devo mangiare. Io devo mangiare. Ok. Abbiamo un pochino più di salute, possiamo correre un pochino. Quello salta indietro dopo avermi rincorso, molto sensato. Usiamo un'altra pozione e poi usiamo l'arma, un'arma decente. Cioè questa. Vai. Preso. Ora non mi vedrà. Credo. Credo inizia a fare cose senza senso, tipo gridare contro i suoi stessi compagni. Io nel mentre ne approfitto attaccandolo leggermente, però. Lama gialla. E appena avrà fame ci penserò io a dargli da mangiare. Questo è soltanto un piccolo preambolo. Ok. È morto già. No, è solo volato. Vedete, quando fanno la finta di morire sono insopportabili sti mostri. Allora? Liscio. Oh. Ok, sta morendo. Questo lo voglio catturare. Lasciamolo ritirare. Ok, la nostra paintball ci dice che è andato da questa parte. E ora noi lo cattureremo. Se ci riusciamo. Ok, ok. Ci ha visti. Ora speriamo che ci lasci il tempo di catturare, di posizionare la trappola per la cattura. Entra. E forse eccolo qua. Un grangiaggi è servito. Allora, differenze fra uccidere e catturare un mostro. Quando uccidi un mostro potete prendere i materiali dal suo cadavere. Quando lo catturate, come vedete, non posso fare niente. Però riceverò dei bonus maggiori o ricompense più rare. Ad esempio, parti di mostro rare che magari prendendole dal cadavere non potevo prendere. E in più ci sono oggetti che soltanto catturando un mostro si possono ottenere. Tipo, da quello che ho sentito, le sacche di fuoco di alcuni mostri. O le sacche di veleno, eccetera. Lui non ha nessuna sacca, è senza sacca, quindi abbiamo fatto una cavolata, insomma. Lo potevo uccidere benissimo. Muori.
Sono troppo piccoli sti giaggi, li potevano fare un tantino più grandi. Non riesco a prendere. Taglia, taglia, taglia. Ok, ci possiamo pure sedere, mi sa. Missione è finita? Sì, quest completed. Un primo piano con la bestia catturata. Eccolo qua. Ok, vedete? Quelli, i premi in più li otterremo nella zona blu. Li abbiamo ottenuto. Un collare regale. Cosa che normalmente non si ottiene. Una zanna. Un'altra zanna. No, forse artiglio era. Comunque. Uno screamer. Ossa. Scaglia. Pelle. 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 E pelle. Credo che Aid sia pelle. Bene. Salviamo. E con questo è tutto. Ciao ragazzi, al prossimo video.